Mauro Kovacic, 17 narrazioni che si scompongono e ricompongono. È una raccolta di racconti o qualcosa di più? La sposa. Più che una raccolta di racconti, direi un unico flusso di pensieri sul presente. Questa era l'idea con la quale io ho cominciato a lavorare su questo libro. L'idea era quella di, diciamo, destrutturare un romanzo al punto da renderlo irriconoscibile. Sono racconti incatenati l'uno nell'altro per dar vita, sì, a una specie di romanzo episodi, sono personaggi secondari di un racconto che diventano protagonisti in un altro, oppure appunto degli ambienti che fanno da connettori dei racconti. L'idea era di riuscire a utilizzare anche materiali molto diversi tra loro, metterli insieme per dar vita a questa narrazione, diciamo, composita. Ecco, insisto sul termine destrutturato perché per me l'elemento della forma è uno degli elementi che più su cui mi accanisco con vista della scrittura. Lavoro molto sulla forma, sui modi della scrittura, quindi questo è un elemento non. Diciamo non marginale di questo libro. C'è una bellissima intervista di Ferdinand Céline a questo proposito, dove lui dice: lo scrittore deve tenere il lettore sempre sul ponte di coperta, non deve mai farlo scendere nella sala macchine. Io da un po' di tempo, ormai da più di 10 anni, ho invece provato a raccontare sempre trascinando il lettore anche nelle cucine e nella sala macchine, provando a mettere insieme e a rendere letteratura questa commistione di racconto e vita, di persona e personaggio. La tua presenza e poi personaggi come Pippa Bacca, Giovanni Paolo II, Una Bomber, viene da pensare che questo libro sia anche come un collettore di memoria. Sì, è una bella espressione questo, il collettore di memorie. Sì, se si considera sempre che la memoria è una facoltà soggettiva. Ecco, se si considera che la memoria è comunque la mia memoria, la mia versione dei fatti. E quindi Pippa Bacca che apre il libro. Pippa Bacca è un'artista che nel 2008 ha compiuto questo viaggio performance. Che consisteva nell'attraversare l'Europa in autostop vestita in abito da sposa, e questo viaggio si è interrotto perché è stata nei pressi di Istanbul, è stata stuprata e uccisa. Tra l'altro, le scarpe del libro sono le scarpe di Pippa Bacca, perché questa è una fotografia che lei ha fatto durante il viaggio. Questo il racconto di Pippa Bacca è un po' una specie di apertura all'insegna dell'incompiutezza, che è un po' il tema dominante del libro, diciamo, l'incompiutezza, o la mancata pienezza come sensazione prevalente nelle nostre vite, ecco. Questo non sentirsi mai abbastanza realizzati, ecco, è forse la questione, no? Io ironizzo spesso su questo argomento, no? Ma come, insomma, non siamo già abbastanza reali, che bisogno abbiamo di realizzarci di più, no? Eppure questa sensazione è una sensazione dominante. Soggezione e scandalo, gli stessi sentimenti provocati dalla nudità del Cristo sulla croce. Lei e Silvia esporranno i loro abiti, il vestito bianco intriso della bontà del genere umano. Tutte le buone azioni di cittadini appartenenti a paesi furiosi e sanguinari. Un lungo gesto collettivo per cui sia lecito sperare in un futuro con livelli più bassi di testosterone.